Benvenuti a Terra Madre, siamo qui con uno, ovviamente con un maestro del gusto, il frutto permesso. Complimenti per essere stati riconfermati maestri del gusto, ma voi siete maestri del gusto da sempre. Ecco, cosa vi ha portato come vantaggio a livello aziendale far parte della rete maestri del gusto? Sicuramente lo stimolo ad essere meglio ancora di quanto pensavamo già. Noi lavoriamo nella qualità e nel bio da sempre. Siamo nati come piccola cooperativa proprio per fare questo, e quindi la creazione di nuovi prodotti, il rapporto con un territorio vicino a noi, quindi la questione del servire prima di tutto la città metropolitana torinese prima ancora che andare in Germania o in giro per il mondo. Ecco, quello di essere protagonisti attivi sull'agricoltura biologica e di qualità sul nostro territorio, insomma. Mi definisci il frutto permesso in tre concetti? Cooperativa di poche aziende, pochi ma buoni, diventare grandi abbiamo scelto di restare piccoli, il biologico e l'agricoltura circolare applicata 40 anni fa quando non c'era questo termine, cioè il produrre di tutto. Dai foraggi che alimentano il bestiame, allevare la carne e ottenere prodotti di macelleria di alta qualità, e così sugli ortaggi e così soprattutto sulla frutta, che è il nostro core business: produzione, trasformazione e vendita diretta. Grazie mille, buona terra madre. Grazie.